andiamo in Belgio con Spalletti. Abbiamo la probabile formazione della prossima partita, sì, vero, buongiorno, Luciano? Buongiorno Chiara, buongiorno. Salve mister. Buongiorno. Sapete una cosa, visto di queste occasioni perse, sapete, io non mi ero accorto che quest'estate c'è stato un europeo, ma me ne sono accorto dopo. È vero. Allora Chiara, ma il tuo numero il tuo numero è sempre 778 finale, non lo dia in onda, no. Provate a scriverti se volevi venire a vedere l'amichevole dell'Italia. C'ho 3 biglietti. Io non so se riesco a andarci, però se ci vuoi andare. Come no, non può andarci. Dovresti esserci, ecco. Non lo sapete perché Cristiano è mio amico. Sì, ma non è l'amichevole comunque. Vabbè, cos'è vorrei questa? Darle una... No. Poi, la settimana della Nation, la Fashion League, che è quella lì. Allora, roba lì. Allora. Io non ti dico io questa cosa, siccome io volevo il tuo numero, mi chiamano giornalisti continuamente, ho risposto, pensavo fosse chiara, ho detto va, mi faccio la voce da doppiatore, si ingrifa un pochino, allora ho detto bella focosa, poi sento fare ciao sono Fabio Caressa, come stai? Io, ma chi ti ha dato il mio numero? Tutto. Ma vai a cacare Caressa, sì, ho detto così, sì, ma, ma chi se ne frega, ma cioè, volete sapere cosa gli dice a Zazzaroni? No, sei a Carezza, Caressa fai questa roba, volete sapere la formazione? Dai, sì. È definitiva, cioè, è convocato facce nuove anche 3-5-2? Ma che ma non no, so. No, il numero te l'ho detto prima. Bravo. E allora la formazione è questa: Calces, Castagne, Fes, Vertonghen, Doku, Onana, Lukaku, Bruyne. Ma no, quella del Belgio. Io leggo cosa vuoi, che ti quelle dell'Italia, non ci penso nemmeno. Leggo che a centrocampo la cabina di regia affidata a Ricci. Solitamente Antonio. È sempre lì, no? Sì, quando uno casca lo manda paperissimo. Sì, sì, infatti l'inno all'inizio è pa 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 pa. Però io metterei il Gabibbo che legge le formazioni allo stadio. Bellissimo. A me farebbe ridere tanto. Vai, cioè, Gabibbo. Poi entra Lukaku inseguito da Brumotti. Avete presente questo bel buon umore, queste belle risate che state sentendo? Sì, sul 101. Tra tre minuti ci sono più. Esatto. Godetevele. Mannaggia. Perché giusto il tempo di un pezzo dei Coma Cose con Malavita poi appunto. Ci sarà il momento della sfida. Alla battuta presente all'inizio quando si scambiano i gagliardetti davanti all'arbitro. Sì, arriva la scippatrice della metropolitana e glielo porta via. Chiara, arriva Staffelli. Stessa sensazione. Ma chi glieli fa i capelli a Coma Cose? Così per capire. Dai, si sono anche sposati da poco, sì. Quindi congratulazioni, Coma Cose.